Direttore, questo forum Coldiretti di quest'anno è stato molto interessante, alcune cose concrete e soprattutto questa nuova filiera sul turismo. Ma come ho detto, questo è sempre un momento in cui si fa il punto della situazione, si leggono dei dati su quello che è stata l'annata agraria e questi dati ci aiutano a fare delle riflessioni e ad aprire nuovi scenari. È anche sempre il momento per fare il punto della situazione su alcune filiere già partite in provincia di Asti, filiere molto importanti, mi riferisco in particolar modo alla filiera del vino e del progetto Barbera Amica e della filiera delle nocciole con il progetto Collanovi. E quest'anno abbiamo iniziato, diciamo che nel territorio ostigiano iniziano ad esserci delle condizioni, inizia ad esserci una consapevolezza su quello che può essere veramente un punto strategico di una leva veramente di competitività economica per tutto questo territorio. E parliamo del turismo, un turismo enogastronomico, un turismo enologico. Questa ormai è una provincia che veramente vede nella sua natura l'esplosione delle eccellenze gastronomiche ed enogastronomiche abbinate a un territorio meraviglioso, patrimonio dell'UNESCO, soprattutto grazie al lavoro dei nostri agricoltori, patrimonio comunque storico e culturale dove si può trovare tutto in provincia. E dal connubio, dalla sinergia, dal matrimonio di queste cose ormai bisogna prenderne la consapevolezza, perché abbiamo visto che ci sono veramente ormai 70-80 paesi nel mondo che vedono, guardano e vengono a vedere quello che è il patrimonio e il territorio astigiano, e quindi bisogna iniziare veramente a vedere con concretezza questa filiera immateriale dell'enoturismo, perché da lì può essere veramente un futuro economico per tutto il nostro territorio. Come possiamo descrivere questo bilancio dell'annata? La meteorologia, che è stata abbastanza bizzarra e ha creato ad esempio dei problemi sul discorso noccioleto, e quindi con produzioni di nocciole piuttosto scarse, con purtroppo grandinate anche a volte molto pesanti su alcune zone viticole, con ovviamente problemi conseguenti, però possiamo dire che a livello viticolo abbiamo ancora avuto una buona vendemmia con un'ottima qualità. Altri settori ovviamente che erano e continuano a essere maggiormente in crisi, quello dei cereali, purtroppo un settore, quello dell'allevamento, che pur dimostrando un'ottima qualità non riesce veramente a sfondare come forse potrebbe. E comunque noi abbiamo voluto, al di là dei numeri, di quelli che sono stati i risultati di questa campagna, abbiamo voluto un momentino approfondire, come siamo soliti fare, su quelle che sono le nostre filiere, su quelli che sono i nostri progetti in corso e futuri. Sui progetti in corso, ovviamente il progetto Barbera Amica, che continua a crescere, sta dando degli ottimi risultati, e abbiamo potuto quest'anno dare un segnale importante, a mio avviso, per quanto riguarda proprio la Barbera e il Rouquet nello specifico, che è il primo anno che non sono soggetti, non è stato possibile effettuare l'arricchimento, quindi il lavoro del vigneto è stato determinante, perché l'uva portata nella cantina doveva essere già buona in partenza, e quindi questo è un alzare l'asticella, come noi chiediamo oramai da diversi anni. Un progetto Corilicolo che continua ad andare avanti e che proprio quest'anno vede un rinnovo del contratto con l'azienda Novi per altri 5 anni, quindi un risultato temporale purtroppo non buono causato dal maltempo, ma con delle prospettive interessanti. E poi soprattutto il clou del forum di quest'anno, che è stato incentrato sul settore turistico. Lei ha parlato di filiera immateriale, questa del turismo, e c'è stato anche un filo conduttore durante la mattinata alla ricerca di una maggior cultura di questo territorio, che a volte non viene apprezzato, comunque valorizzato direttamente proprio dagli operatori che sono sullo stesso territorio. Questo purtroppo è una forma di miopismo intellettuale e culturale, io lo definirei così, una forma di miopismo, perché effettivamente c'è tanto lavoro da fare. Diciamo che stiamo anche ragionando, ci sono sempre più persone, sempre più addetti ai lavori, che siano commercianti, artigiani, anche industrie, che quella parte sana del paese, quella parte sana del territorio che ha tutto l'interesse di vivere e far crescere questo territorio. Diciamo che a noi abbiamo l'ardire, l'ardore o la presunzione di poter essere
coloro che hanno acceso questa miccia, che possono far esplodere questa veramente collaborazione, di fare rete. Se un turista, se italiano o straniero, viene ad Asti, deve trovare le eccellenze astigiane in primis, poi è logico che deve trovare tutte le eccellenze piemontesi o quant'altro, ma ci deve essere, perdonatemi, un minimo di orgoglio di essere astigiani, e bisogna trovare i vini astigiani, i piatti astigiani, i prodotti astigiani. L'onorevole Giaccone ha anche venuto a portare un suo contributo dicendo che la vendemmia turistica, al contrario di quanto è stato detto soprattutto sui mass media recentemente, prima della vendemmia, la vendemmia turistica nelle aziende agricole, nelle cantine, si può fare. Sì, questo è un dato molto importante, anche perché i risultati che sono usciti a livello del turismo che coinvolge le nostre zone è un turismo esperienziale, quindi il fatto di fare un'esperienza nelle nostre aziende è molto importante. Noi abbiamo paesaggi bellissimi, ma non abbiamo il monumento che fa da traino, anche se abbiamo chiese e monumenti importanti, ma non chiaramente come potrebbero essere monumenti importanti che si trovano in Italia. Allora l'esperienza viene fatta andando a vedere la fattoria, vedendo gli animali, ma a livello di vigneto, un'esperienza in vigneto, quindi entrare proprio a vedere, staccare il grappolo, assaggiarlo, questa è una cosa che viene assolutamente richiesta e ricercata. Purtroppo le normative non ce lo permettevano, addirittura era pericoloso, e quello che era un'esperienza bellissima dei miei ricordi della vendemmia, che era un momento di aggregazione, stava diventando un problema. Con l'introduzione e la possibilità della vendemmia turistica, io credo ci siano nuovi spazi anche per dare possibilità a tutti quei clienti, a tutti quei turisti che vengono nel nostro territorio per vedere come si fa il vino, come nasce l'uva, come nascono le cose, come si fanno. C'è un grande interesse in questo senso. Se tutti i regolamenti lo permetteranno, e come dice qualcuno bisogna ancora mettere insieme alcuni aspetti, però noi abbiamo fiducia che per la prossima vendemmia si possa fare questa vendemmia turistica, quindi portare i nostri appassionati anche in vigneto. Io credo che, come è stato detto, abbiamo una speranza l'anno prossimo di fare già un punto su quello che è stato lo sviluppo del turismo nella nostra provincia, e quindi con un beneficio diretto per le nostre aziende agricole. E Giuseppe Ponzo di Castelnuovo Calcea si è aggiudicato il primo premio e si porta a casa un assegno di 1.500 euro per aver portato alla Novi le migliori nocciole dell'Astigiano. Avete avuto una resa di oltre 47, come avete fatto? 47,6. Ma guardi, abbiamo lavorato bene, siamo stati ben consigliati e abbiamo adoperato dei prodotti giusti, senza star lì a esagerare, perché noi, il nostro carattere è di adoperare le dose giuste, non come certa gente che invece o esagera da una parte o esagera dall'altra. Cioè, poi dopo forse siamo anche stati un po' fortunati nella scelta, tutto quanto, abbiamo lavorato con passione nella scelta, nel dividere il buono dal cattivo, tutto quanto, e il risultato ci ha premiato. E al Forum Coldiretti dell'Economia Agroalimentare dell'Astigiano sono stati presentati una serie di prodotti trasformati a testimonianza di come i turisti vengano su questo territorio anche, e io direi soprattutto, grazie a queste grandi eccellenze. Abbiamo avuto ospiti qui al Forum. Sono Rizzoglio, Cadel Ponte, e ho portato la Robiola DOP di Roccaverano. Sono Villata Gianfranco, sono titolare dell'azienda Brick Bordone Villafranca d'Asti, faccio prodotti trasformati di nocciola sotto vuoto, senza farina e senza lievito. Nespolo Matteo, titolare dell'azienda Cascina Vergano, abbiamo portato le nostre leguminose, alle quali anche il fagiolo dell'occhio tipico di Re Francore. Azienda agricola Papagni Roberta, certificata bio, coltivazione di piccoli frutti e trasformati, conserve e quant'altro. Azienda agricola Traversa Vilma, produzione di robiole di Roccaverano DOP, Olmo Gentile. Apicoltura Bechis, miele e derivati del miele. Azienda agricola Miscasale di Montabone, facciamo farine macinate a pietra e legumi. Il Filo Rosso di Villafranca d'Asti, zafferano, nocciole e piccoli frutti.
Allora complimenti a tutti e grazie di aver portato queste eccellenze, tra cui alcuni prodotti veramente originali e curiosi da non perdere qui nell'Astigiana.